presidente Sebastiani, un bel Pescara che ha vinto meritatamente la partita. Sì, un bel Pescara, lo era stato anche nella partita in casa, purtroppo non eravamo stati fortunati, oggi abbiamo fatto una buona partita, peccato l'infortunio di Vergani perché il ragazzo veniva dalla partita contro il Perugia dove secondo me ha fatto molto bene, ha iniziato molto bene anche oggi, speriamo non sia niente di grave, ma... Il problema è al ginocchio e non alla caviglia? Sì, il problema è al ginocchio. Distorsione? Speriamo che sia solo distorsione. Quindi diciamo purtroppo le sensazioni non sono buone, presidente Sebastiani? Ma sai, il ragazzo non si è mai fatto male, quindi le sensazioni non le conosce nemmeno, cioè non conosce nemmeno qual è il dolore che da dove arriva. Però la dottoressa dice che ci può essere un problema più serio, quindi speriamo di no. Chiaramente, presidente, so che è una domanda brutta da fare adesso, ma è doverosa, si deve tornare sul mercato per un attaccante importante. Ma sul mercato noi ci stiamo, quindi stiamo guardando quello che ci può migliorare, come ho sempre detto, se esce fuori qualcosa che ci migliora, bene, altrimenti stiamo... Stare con Cuppone, però solo Cuppone e Sassanelli mi sembra un po' leggero. Sembra un po' leggero, Vergani non l'avete mai considerato, adesso è diventato insostituibile, quindi io che l'ho sempre considerato so che se si è fatto male Vergani ci vuole un'altra punta. La partita, presidente Sebastiani, una partita giocata, interpretata bene nella prima parte dal Pescara con l'atteggiamento giusto, partita con tanti episodi da moviola, diciamo così. Sì, purtroppo in questa categoria, se vuoi fare calcio e vuoi che questa categoria sia ad un buon livello, purtroppo è necessario anche quel VAR, perché anche stasera abbiamo visto delle cose che non stanno né in cielo né in terra, sicuramente non è malafede, ma evidentemente non, certe cose sfuggono all'occhio umano, perché credo che il gol loro sia viziato dalla spinta su Milani che è da solo, su Moruzzi che è da solo, è davanti, e quindi nessuno gli ha sparato, quindi non credo che si sia buttato. C'è un rigore sacrosanto sul Mani che grida vendetta, ma tanti falli non fischiati. Anche Moruzzi, per dovere di cronaca, è stato graziato del secondo giallo. Sì, è stato graziato perché diciamo che poi la legge delle compensazioni non va mai bene, perché se uno sbaglia una volta poi sbaglia la seconda. La cosa che le è piaciuta di più di questa partita, presidente? La voglia di portare a casa il risultato. I ragazzi adesso negli spogliatoi erano veramente felici, contenti, perché sanno di meritare di più. Mi chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio, riguardo il mercato, la mia domanda. Sulla situazione di Vergani abbiamo parlato, quindi si potrebbe aprire un'extra richiesta di mercato, ma al di là di quella che è la situazione di emergenza con Vergani, com'è la situazione sulla mezzala che deve arrivare? Una mezzala, noi abbiamo le idee molto chiare, ne abbiamo due o tre in mente, una di queste arriverà. Quale? 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 Ci provo, dai. No, ma non dico i nomi perché, ripeto, il Pescara è comunque una squadra che tra virgolette fa tendenze, quindi se metto i nomi in piazza probabilmente arriva pure qualcun altro che fa cose diverse dal Pescara. Allora, tre nomi li provo a fare io, mi dica se sono corretti, chiaramente Meazzi. Se mi fai le domande e mi dici nome e cognomi, abbiamo fatto niente, non ti dico nulla, ti dico che noi abbiamo le idee chiare, sicuramente una mezzala arriverà. Altri nomi devono essere quelli di Alex Blanco, che è più un attaccante ma che può fare la mezzala offensiva del Como, e Greco del Vicenza, che sembrerebbe essere in uscita, non commento. No, ce ne sono altri due che non hai detto, quindi evidentemente non li sai. Benissimo, vabbè, io ci ho provato, presidente. Studio Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Sì, poi lo dirò io un nome, che però quando finirà l'intervista col presidente, se no mi dice che non è quello. Sicuramente c'è un altro nome, un'altra mezzala, però insomma è chiaro che devono fare i passi i dirigenti, è giusto che sia così, senza sbandierare i 420 i nomi e i cognomi. Però volevo chiedere al presidente Sebastiani, intanto complimenti per questa vittoria, perché io ho visto l'atteggiamento giusto, no? Che magari non dico che fosse mancato nelle ultime partite, però oggi la squadra è entrata in campo proprio per vincerla e lo ha dimostrato sino al 90esimo. Sul mercato, Sassanelli possiamo darlo per ufficiale oppure manca ancora l'accordo col club pugliese? Mi riferisco alla Fidelissandria, della Fidelissandria. Ci sta lavorando Daniele, credo che tra domani e dopodomani, se troviamo l'accordo su tutto, il ragazzo arriverà a Pescara.
Ecco, sull'atteggiamento della squadra, oggi mi sembra che sia entrata in campo proprio con l'atteggiamento giusto. Non si è visto negli ultimi tempi questo tipo di atteggiamento pronti via, no? Sì, l'ho detto prima Massimo, la squadra voleva questo risultato, lo voleva a tutti i costi perché voleva dimostrare che il Pescara non è quello visto soprattutto nella partita in casa con la Fermana, perché col Perugia non possiamo rimproverare niente ai ragazzi. E oggi ha voluto a tutti i costi il risultato, l'ha ottenuto contro una buona squadra perché l'Arezzo è una buona squadra. Domanda ancora da studio prima di salutare il presidente? No, proprio tornando ancora sul mercato, perché oggi Meazzi, ho visto tutta la partita Sestri-Entella, Sestri tra l'altro è la prossima avversaria del Pescara, ricordiamo sabato alle 18.30 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, Meazzi non è neanche entrato, questo può significare qualcosa oppure no? No Massimo, ho detto già in settimana, Meazzi è un giocatore dell'Entella e sinceramente quando devi perdere dei ragazzi così... io mi metto nei panni dell'altra società e comunque dici vabbè ok me lo tengo fino a giugno e poi dopodiché vai dove vuoi. Tu sai bene che con il padrone dell'Entella io ho un ottimo rapporto e non mi permetterei mai di fare qualcosa contro di loro perché loro non hanno mai fatto contro di noi, abbiamo ottimi rapporti. Se ci sarà la possibilità Meazzi, tanto lo sappiamo, l'ho sempre detto, è uno di quei giocatori che stiamo guardando, diversamente... Cioè la telefonata a Gozzi ancora non è partita, insomma, in sintesi. Ma non c'è bisogno di fare la telefonata al presidente, perché loro sanno benissimo quello che vogliono fare, quello che possono fare, se decidono noi ci siamo, loro lo sanno. Va bene. Non so se avete altre domande per il presidente, se no chiudiamo con un'ultima considerazione da qui. Massimo, Fabio? Vai tu, va bene. Mi dovevi dire il nome. Che sarebbe troppo bello, lo diciamo dopo. Che facciamo? Ah, ho capito, bene. Questo è un bel segreto allora, presidente. Ce lo dica lei, presidente. No, il segreto di Massimo, vedi, pure Massimo tiene i segreti. Lei non ce lo vuole svelare? No, assolutamente. Le chiedo l'ultima cosa, le chiedo presidente, l'obiettivo del Pescara resta quello di provarlo a vincere il campionato tramite playoff oppure insomma, le operazioni alla Raffia e Merola dell'anno scorso si faranno fatica a fare, che quelle operazioni hanno alzato il livello qualitativo di quella squadra? Ma il livello qualitativo, guarda, a fine partita ho avuto modo di parlare con qualcuno qui di Arezzo, e il livello qualitativo di questa squadra è già alto, questa squadra deve trovare continuità, deve avere tranquillità e deve pensare a giocare come ha fatto oggi. Se gioca come ha fatto oggi ha ragione il mister, noi nessuno ci ha messo sotto fino ad oggi e quindi vuol dire che te la puoi giocare con tutti. Ci vuole un pizzico di cattiveria in più, un pizzico di attenzione in più, però è una squadra giovane e chiaramente qualcosa lasci per strada, però ritengo che se la possa giocare con tutti. Poi noi sul mercato, ripeto, saremo vigili, cercheremo di fare il possibile per portare qualcosa in più, un po' di valore aggiunto e poi ce la giocheremo fino alla fine. Allora faccio io le ultime tre domande flash proprio presidente. Sulla mezzala, il nome non ce lo dice, ci può dire solo se è un profilo giovane come gli altri giocatori della Rosso o se magari state cercando un profilo più esperto? No, saranno sempre giocatori magari non giovanissimi ma giovani, perché se poi uno ha 24-25 anni è vecchio, allora chiudiamo il calcio, però sarà sicuramente un giocatore che ha fatto partite. La situazione rinnovo di Salvatore Aloi, perché c'è stata anche una trattativa per un'eventuale uscita la scorsa settimana, però un po' come con Meazzi, il giocatore del Pescara, qual è la situazione? Arriverà questo rinnovo o no? Ma io mi auguro di sì, ho detto quali sono le nostre possibilità con Sasà, c'è un rapporto bellissimo, un ragazzo l'avete visto in campo, è un professionista esemplare, se c'è la possibilità anche da parte sua di incontrarsi noi siamo contenti, diversamente ognuno farà le sue scelte, però oggi io credo che nessuno ha capito che il mondo del calcio è cambiato e cambierà ancora di più nei prossimi anni e quindi ci si deve adeguare, noi ci adeguiamo, i giocatori devono adeguarsi anche loro. Quindi la sintetizzo io, se Aloi accetta le condizioni del Pescara può rinnovare anche domani? Ma non è che accetta delle condizioni che, cioè non so, uno dice vabbè hai fatto delle condizioni capestre, abbiamo fatto delle condizioni che per un giocatore importante. Quindi diciamo deve accettare Aloi, il Pescara è pronto?
Deve, Aloy è convinto che di stare a Pescara, sta bene a Pescara, se rimane noi siamo molto contenti, diversamente ce ne faremo una ragione. L'ultima proprio, Presidente, poi la salutiamo, non è piaciuto tanto, forse l'unica nota negativa, oltre chiaramente all'infortunio di Vergani, a cui auguriamo ancora una pronta guarigione, l'ingresso in campo di Tunjov come atteggiamento, si è notato forse solo per quel nervosismo che ha creato in campo, anche quell'accenno di rissa finale. Che succede a Tunjov? Ma non succede nulla, non è... Tunjov è entrato in campo, è chiaro che i ragazzi vogliono giocare, Tunjov è un giocatore importante, sta giocando poco in queste ultime partite, quindi ci può stare che c'ha un po' di nervosismo, però è entrato come doveva entrare, ha giocato quello che poteva giocare, ha toccato 3 o 4 palloni, non mi sembra che li abbia sbagliati, per cui va bene così.